Intanto, buonasera. Inganniamo un attimo il tempo e vi do qualche no notizia. Intanto, grazie per esservi collegati. Questo è il ritorno degli appuntamenti che ho ideato nel maggio del 2017. Come assessore alle pari opportunità, che ho chiamato Psiche in Comune, appuntamenti mensili, in cui si offre gratuitamente alla cittadinanza l'occasione di conoscere qualcosa in merito al funzionamento della psiche. Perché? Perché ho deciso questo, perché essendo il mio assessorato un assessorato, diciamo, molto particolare, un assessorato che ha competenze che ha la delega in pari opportunità nelle politiche di integrazione e inclusione, nelle politiche della pace, in definitiva, come siete abituati a sentirmi tradurre, sintetizzare, è l'assessorato dell'amore in definitiva, ok? Cioè ho il grande compito di aiutare le persone a cercare di vivere questa vacanza sulla terra, no? Nella maniera più armoniosa, e quindi ho questo peso sulle spalle, cioè non è un peso facile, ma una cosa è certa, che per vivere una vacanza, per vivere la vita, diciamo, dove possa vincere la serenità, prevalentemente bisogna, quando si hanno assicurati, diciamo, il cibo e il minimo necessario per vivere, un tetto sulla testa, e la protezione fisica adeguata, ecco che è importante diventare competenti nel funzionamento del nostro mondo interiore, della psiche, perché la chiave della serenità è dentro di noi, è nel modo in cui noi interpretiamo, nelle ricette che utilizziamo, nelle mappe mentali che utilizziamo per risolvere e fronteggiare tutti gli ostacoli che troviamo durante il nostro percorso di vita. Quindi, dato che si parte dal presupposto che la gran parte di persone nel 2020 ancora oggi ha una bassissima padronanza della conoscenza della psiche, dal mio punto di vista siete abituati a sentirmi dire che il mondo ancora oggi nel 2020 è affetto da analfabetismo psicologico, nel senso che non si conosce neanche l'ABC fondamentale della conoscenza della psiche. Ho deciso di offrire durante, diciamo, la mia diciamo, la carica di assessore che il mio sindaco ha voluto darmi, di dare delle occasioni alle persone di avvicinarsi al mondo della psiche. E quindi ogni mese da tempo noi offriamo questa occasione, invitiamo persone di spessore che possano in qualche modo illuminarci sempre un tassellino in più per comprendere come funziona la psiche, come il problema di relazione, ok? Ci dà, insomma, delle chicche. Ci siamo arenati e fermati a causa del coronavirus, quindi abbiamo perso un bel po' di mesi, prima per il silenzio elettorale che c'era a causa delle varie votazioni, e poi è sopraggiunto il coronavirus. Allora, dopo mesi di silenzio, mi sono in qualche modo inventata un piano B per cercare di arrivare a voi, e quindi ci siamo dotati con il nostro assessorato di una piattaforma per videoconferenze, e che mettiamo anche a disposizione delle associazioni che volessero in qualche modo continuare la loro attività formativa, educativa. Bene, quindi basta chiedere, in qualche modo ve la offriamo questo spazio virtuale, ve lo offriamo, e quindi abbiamo deciso di ricominciare le conferenze, ma in videoconferenza, perché il coronavirus ci ha obbligato a prendere consapevolezza, a prendere dimestichezza con il mondo del digitale, e che offre delle opportunità incredibilmente positive anche accanto a tutte le problematiche che comunque ogni contesto ha. E quindi questo è il primo incontro di Psiche in Comune, ma
online in attesa di poter ritornare a rifrequentarci negli ambienti pratici. Il nostro primo grandissimo ospite, che ringrazio, è il dottor Maurizio Pinkerle, che è il... Grazie. Eccolo, grazie. Grazie anche perché il dottor Pinker mi è stato suggerito dalla mia carissima amica e consigliera comunale Brunilde Crescenzi, che oggi è qui per portare il saluto e mi è sempre accanto. Infatti, un gancio assolutamente fondamentale. Il dottor Pinker io lo conoscevo, diciamo, per nome, perché io ho sempre vissuto e lavorato, dottore, in Veneto, e quindi anche se sono qua da 7-8 anni, ma ancora sono abbastanza non conosco ancora tutti, e quindi questa è una bellissima occasione per conoscerla. Poi dirò perché lo conoscevo. Certo, sicuramente. E quindi ho contattato il dottor Pinkerle, il quale immediatamente ha detto sì, grazie dottore, mi piace questo entusiasmo che ci accomuna. E oggi il dottor Pinkerle ci parlerà di... abbiamo cercato di tenere gli argomenti, diciamo, in grande unione con le problematiche ulteriori che il coronavirus con le restrizioni ci causa. Il dottor Pinker farà una conferenza sulla SOS coronavirus e giovani, cioè un aspetto in qualche modo delle problematiche che questo momento di restrizione causa nel mondo giovanile, e quindi lo ascolteremo con grande curiosità. Con grande curiosità. Il dottor Pinkerle è il direttore della neuropsichiatria infantile della ASUR Area Vasta 3. Ok? E quindi è un grande onore averlo qui a offrirci la sua professionalità. Quindi io direi che possiamo anche partire, perché siamo alle 18:15 spaccate. Do la parola alla consigliera Brunilde Crescenzi, che poi dopo la darà al dottor Pinkerle. Grazie a tutti per esserci. Grazie assessore Baiocchi, buonasera dottor Pinkerle. Buonasera, grazie. Buonasera a lei. Rivolgo un cordiale buonasera a tutti coloro che ci stanno ascoltando e che ci stanno seguendo in questa nuova modalità online, e questo speciale webinar che abbiamo voluto fortemente per parlare di questa gestione dell'emergenza Covid-19 per i giovani e per i bambini e i rischi che corrono. Già l'assessore Baiocchi ha detto moltissimo, volevo ripercorrere un attimo le tappe che hanno portato, diciamo, a creare questo, nel suo assessorato, questo ciclo di conferenze che si chiama Psiche in Comune, che poi diciamo, abbiamo elaborato anche all'interno delle Psiche in Comune un originale format che è il Contatto Amore, che facciamo d'estate, speriamo quest'anno di rivederci nuovamente, e con degli obiettivi abbastanza ambiziosi, tra i quali poi quelli che ha già elencato l'assessore Baiocchi. L'argomento di oggi credo che interessi veramente una larga fetta, una parte importante numericamente, diciamo, della nostra comunità, che sono i bambini, gli adolescenti, le ripercussioni sulla vita quotidiana, che questo ci molto impreparato. Qualche riflessione che magari potrebbe essere uno spunto, ovviamente, poi per la discussione che ci sarà, anche per la relazione che ci sarà dopo. Io, insomma, ecco, credo che questo isolamento abbia messo veramente a dura prova gli equilibri psichici e fisici di tutti, compresi anche i bambini e gli adolescenti, anche se poi leggendo su internet, perché adesso il pomeriggio si fa quello, cioè si guarda internet, si legge moltissimo, devo dire che da monitoraggi che sono stati effettuati sui giovani, molti hanno comunque compreso e accettato, diciamo, queste misure di distanziamento sociale, che sono state ovviamente obbligatorie, volute dal governo. E la consapevolezza dell'importanza di queste misure di contenimento è condivisa per il bene, diciamo, comune, anche se è costata veramente tanti sacrifici. Poi il nostro esperto ci dirà se condivide o no questa opinione. E trovo che parlare, diciamo, di queste ansie, delle paure, di come intervenire per alleviare il disagio, anche perché alcuni hanno avuto anche sintomi depressivi che si stanno insinuando, la mancanza della scuola, io che la
lavoro nella scuola, posso capire, cioè prima i bambini non volevano andare a scuola, adesso vogliono tutti tornare a scuola, cioè è veramente un sintomo importante, la vita sociale che è cambiata, non vedere i nonni, il fidanzatino, la fidanzatina, cioè li ha resi molto fragili, disorientati e vulnerabili, e questo è, diciamo, quello che lei oggi ci proporrà è un modo per aiutarli nel ritorno alla normalità, affinché possano pensare al futuro in modo, diciamo, positivo e considerare questo periodo, ho sempre pensato, come qualcosa che resterà un ricordo, che poi non è detto che sia neanche un ricordo del tutto negativo, perché anche dalle cose peggiori si impara abbastanza. Comunque, ecco, insomma, io quando l'assessore Baiocchi mi ha contattato ho pensato a lei, sono sincera, perché ci conosciamo se non proprio benissimo, ma perché so che lei è una persona che studia da tanti anni e lavora da tanti anni con i bambini e gli adolescenti nei percorsi che caratterizzano l'età evolutiva. E quindi giustamente l'assessore Baiocchi non si è lasciato sfuggire questa opportunità di avere un ospite illustre come lei, che si è ovviamente sempre distinto nel campo della neuropsichiatria infantile, quindi oggi ascolteremo la sua relazione. Ovviamente prima di entrare nel vivo del convegno sono doverosi i ringraziamenti innanzitutto a lei, giustamente, perché veramente è stata una persona squisita, appena è stato contattato ha detto subito di sì, e di questo noi lo dobbiamo proprio ringraziare, e porto i saluti a tutti coloro che ci stanno ascoltando da parte del sindaco Pasqualino Piunti e di tutta l'amministrazione comunale, e vorrei anche dire, spendere una parola sull'amministrazione che si sta veramente spendendo tantissimo, si sta dedicando con tenacia e competenza, con atti concreti ad ogni problematica che è emersa ed è stata pronta a prendere in carico ogni richiesta, e sia economica, sociale e anche psicologica dei cittadini in difficoltà. Ovviamente non posso non menzionare la sua consorte, che mi ha ovviamente passato il suo numero di telefono, che è la dirigente scolastica, che saluto con affetto, Stefania Marini, dirigente del liceo scientifico, nonché mia ex dirigente scolastica, quindi la saluto. E per il prezioso, diciamo, gancio, no? Come si suol dire adesso. Ora, ecco, diciamo che lasciamo la parola a lei, perché tutti stanno aspettando, diciamo, le sue parole, perché ovviamente da un esperto come lei, insomma, ci aspettiamo che ci possa dare degli oltre altro che spunti di riflessione, ma insomma, ovviamente importanti, diciamo, concetti. Ecco, poi magari interveniamo più tardi, e ecco, le lascio la parola e auguro a tutti un buon proseguimento. Grazie mille, io vi ringrazio tantissimo per l'invito, sono molto contento di essere presente in questo incontro che, devo dire la verità, nell'ultimo periodo stiamo utilizzando tantissimo queste tecniche informatiche che ci permettono di entrare in contatto tra noi senza avere il contatto fisico che così tanto ci mette paura in questo periodo. E quindi è un mezzo che sopperisce abbastanza bene, a volte è faticoso, quindi tra l'altro ce lo dicono anche gli stessi adolescenti, adesso vedrete, insomma. E il mezzo informatico certamente è stato importantissimo in questo momento, perché se non ci fossero stati computer, smartphone, iPad, eccetera, non so come avremmo fatto, perché veramente hanno sopperito e stanno sopperendo tantissimo. Pensate solo al lavoro che sta facendo la scuola in generale, che ha permesso di andare avanti. Poi, ecco, io lo vivo anche in casa con mia moglie, che è, come dicevamo, la preside dello scientifico, vedo che sta tutto il giorno collegata praticamente, quindi per mandare avanti la scuola stando dentro casa. Quindi da una parte su un piano c'è la scuola, dall'altra parte c'è l'ambulatorio di neuropsichiatria infantile, perché anch'io faccio un orario metà ospedale, devo dire la verità, sono sempre andato tutti i giorni in ospedale per dare una mano, quindi però un po' di orario lo faccio anche da casa, quindi casa e ospedale tutti i giorni, e questo ci ha permesso di tenere molto molto bene sotto controllo il polso della situazione. Dirò che sono d'accordo con la vostra osservazione di una reazione molto positiva da parte degli adolescenti, dei nostri ragazzi, veramente non solo degli adolescenti ma anche dei bambini più piccoletti, insomma diciamo che la reazione da parte di questa generazione è stata una reazione molto molto buona, molto migliore di quello che veramente forse ci saremmo aspettati, quindi
Questo ci dà gioia, insomma. Certamente io ho anche parlato molto con i ragazzi, quindi mi sono confrontato e ho sentito sia il settore dei ragazzi senza problemi, diciamo ragazzi che frequentano la scuola bene, che hanno buoni risultati e quindi erano ragazzi tranquilli e con un loro successo nella vita, diciamo, sia anche da parte dei ragazzi con qualche problemino, quindi anche quelli che poi hanno problemi più grandi fino ad arrivare all'handicap. Insomma, ho sentito un po' tutte le campane. E poi abbiamo sentito bambini più piccoli. I bambini più piccoli hanno una reazione molto diversa rispetto agli adolescenti. Quindi però in generale possiamo dire che questa generazione di bimbi e ragazzi ha dato una buonissima prova di sé, quindi di questo siamo molto contenti. D'altra parte, forse loro sono quelli che poi in generale anche fisicamente hanno sicuramente meno problemi, perché questo virus, se Dio vuole, colpisce solamente noi che siamo un po' più anzianotti, e forse è quasi meglio così. Considerate che la spagnola invece uccise milioni di giovani, di ragazzi, di ragazzini, quindi un'intera generazione, erano già stati falcidiati dalla Prima Guerra Mondiale e questo virus finì poi di completare l'opera uccidendo tanti ventenni, quindicenni, ventenni. Quindi era veramente una cosa tremenda. Ecco, un virus che colpiva i giovani, mentre questo è un virus che colpisce i vecchi e gli anziani, insomma. E quindi tra i due mali direi che, insomma, certamente sarebbe meglio se il virus non colpisse nessuno, certamente, questo lo sappiamo. Però, certo, pensate se avesse colpito i bambini, che cosa sarebbe stato, insomma. Fortunatamente questo non avviene e quindi loro sono anche un po' più tranquilli per questo fatto qua, hanno meno paura, forse abbiamo più paura noi. Io ho dei miei colleghi che psicologi stessi, assistenti sociali, che hanno paura a venire in ospedale, perché l'ospedale è un posto dove gira il virus, in ogni caso, anche se sono il nostro ospedale dove lavoro io, Macerata, è un ospedale che doveva essere libero dal virus, ma in realtà abbiamo avuto dei contagi in geriatria, in dermatologia, in nefrologia, quindi abbiamo avuto delle situazioni anche piuttosto così, all'inizio allarmanti, che poi si sono risolte bene, insomma. Certamente io direi che se dobbiamo parlare di quello che succede, ma succede a tutti, quindi sia nei nostri giovani che anche in noi che siamo più adulti, è il problema del mondo sconosciuto. Quando qualcosa non è conosciuto ci mette paura, questo è il punto. Quindi noi abbiamo avuto e abbiamo una reazione di paura, tant'è che anche oggi, se voi guardate, aprite internet, ma aprite i giornali, sentite i canali televisivi, fate un po' di zapping col telecomando, sentirete notizie le più disparate. Uno dice bianco, l'altro dice nero. Per esempio, proprio ieri era uscito una notizia sulla sicurezza che durante l'estate questo virus scomparirà, perché hanno fatto degli esperimenti, hanno visto che sopra i 25 gradi con umidità dell'80% questo virus non può resistere più di 2 minuti. Oggi è uscita una notizia esattamente opposta, quindi le chiamiamo le fake news del coronavirus queste. Quindi ognuno poi si sceglie le cose che gli fanno più piacere. Quindi io sono sicuro che il virus scomparirà durante l'estate, mi prendo quella notizia lì come buona. Se invece io sono un po' più depresso e penso che moriremo tutti e tutto quanto, mi vado a prendere la notizia che verrà un'ondata a fine agosto e porterà via tutto quello che si è salvato adesso. Quindi leggete di tutto, siamo arrivati a leggere di centinaia, di migliaia di casi e cose di questo genere. Quindi è certo che quando si è di fronte ad una quantità di notizie di questo genere, in cui non si riesce a capire quali sono quelle giuste e quali sono quelle che invece sono esagerate, sono sbagliate, si crea una grandissima confusione. E questa confusione è dannosa a tutti, perché non sappiamo dov'è la verità. Non sappiamo dov'è la verità. D'altra parte abbiamo che anche sul numero delle persone che muoiono in certi paesi è molto maggiore la percentuale, abbiamo visto che in Germania è molto minore che in Italia, non si riesce ancora a capire perché. Sicuramente se cerchiamo di far funzionare il nostro cervello, quindi siamo razionali, mettiamo in moto anche questo meccanismo di difesa della razionalità in qualche modo, no? Quindi dobbiamo cercare di essere razionali.
E quindi basta ragionare un attimo e capire che siccome il numero dei contagi è rapportato al numero delle persone che muoiono, ed è sempre quello il numero, non è vero che esistono ceppi diversi di virus, uno più maligno, uno meno maligno. Basta fare un rapporto e si capisce in base al numero dei morti quanti contagi ci sono stati. Noi in Italia abbiamo una sottostima enorme del numero dei contagi. Il numero dei contagi è molto maggiore, è stato soprattutto nel nord Italia, è stato molto maggiore rispetto a quello che si dice oggi. Per cui è anche normale che sia maggiore il numero dei morti, perché i contagi sono sicuramente di più, sono stati fatti pochi tamponi. L'Italia, d'altra parte, sappiamo benissimo, è un paese che si fa trovare impreparato nelle situazioni. Si fa trovare impreparato nel ponte che sta per crollare a Genova, lo lascia crollare, si fa morire la gente, poi dopo si corre ai ripari e si vede che con un anno e mezzo, due di lavori, si poteva costruire un ponte bellissimo, nuovo, senza far morire tutta quella gente. Ne hanno parlato per anni, ma ecco, ma questa è l'Italia. D'altra parte, questo è un paese che è fatto così. È un paese meraviglioso, bellissimo, ma che ha i suoi limiti in certe cose. Quindi anche nella preparazione a questi eventi, che si sapeva benissimo che sarebbero andati, perché io ho perso un mio caro amico, che era Carlo Urbani, che era un medico che si è formato quando mi sono formato io, all'Università di Ancona all'inizio, quindi, e poi dopo ho lavorato a Macerata, quando ci lavoravo già anch'io. Quindi Carlo Urbani è morto di SARS. E la SARS è stato un virus terribile, peggio di questo qui, ma sempre un coronavirus, che aveva individuato lui e lui è morto con la SARS. Però sappiamo che la SARS, come è cominciato, è finito, come tutte le epidemie. Il mio professore di epidemiologia ci diceva quando eravamo studenti a medicina, ragazzi, tutte le epidemie sono sempre iniziate e sono sempre finite. Tutte le epidemie, quindi anche questa epidemia, come è iniziata, finirà. Sicuramente finirà. Tutte le storie che andranno avanti, chissà per quanto tempo, diventerà endemico, questo, vero niente. Questa epidemia finirà. C'è solo da capire quando finirà. Questo che non sappiamo. Quando finirà? Certamente se noi guardiamo le curve, questi matematici ci aiutano, se vogliamo essere un po' razionali, le curve ci dicono che l'inizio è sempre molto rapido, infatti abbiamo visto che la curva va su rapidamente all'inizio, poi dopo la curva va giù più lentamente, il distanziamento consente che piano piano i contagi diminuiscano. Proprio stamattina Rai 3 diceva che i contagi nella nostra regione sono previsti a seconda di queste curve, che sono state fatte dai matematici, intorno alla metà del mese di maggio. Quindi non è che resta più tantissimo. Andremo a zero come contagi dopo il 15-20 maggio. Quindi sono 2-3 settimane. Tra 3 settimane i contagi nella nostra regione dovrebbero, perché non siamo sicurissimi, però insomma i modelli matematici ci dicono che dovrebbero cessare. Questo significa che nella nostra regione, se andiamo per strada, non avremo più paura di prenderci questa malattia, però non è che dobbiamo abbassare la guardia e far finta che non sia successo niente, perché può venire una persona da fuori. Ma noi oggi abbiamo un problema, da un lato è una cosa bellissima, dall'altra parte il problema è quello della mobilità. La gente gira, si sposta velocemente in autostrada, parti da Milano, dove c'è ancora in corso l'epidemia, tra 4 ore, 5 ore, 6, sa ben detto, per cui e lì puoi andare in mezzo alla piazza e diffonderla questa malattia di nuovo. Quindi bisogna stare molto, molto, molto attenti. E io sono d'accordo che bisogna stare molto, molto, molto attenti. Non voglio prendere posizioni a livello politico sicuramente, però dal punto di vista scientifico dico che bisogna mantenere alta la guardia, perché questa cosa sta sparendo, ma finché il virus non è completamente scomparso, noi dobbiamo mantenere alta la guardia. Questo significa stare molto attenti al contagio. E quindi, cosa vuol dire? I nostri ragazzi forse l'hanno capito meglio di noi. Stanno chiusi in casa. Io ho parlato anche oggi con una ragazza che fa il liceo, che è molto in gamba, una ragazza brava, che mi ha, e gli ho detto, ma come la stai vivendo questa cosa? E lei mi ha detto, la viviamo con chiaramente un po' d'ansia, perché l'ansia è un sintomo che quando è poca, sappiamo, fa bene. Noi psichiatri sappiamo che un po' d'ansia fa bene. Se io devo fare un esame e ho un pochino d'ansia, l'esame lo faccio meglio. Se io devo fare, sono Tamberi, devo saltare i 2,31 metri e ho un pochino d'ansia perché sto davanti a uno stadio, vado alle Olimpiadi, ho un po' più di ansia, questo mi fa saltare più alto. Certo, l'ansia non deve essere troppa,
e se l'ansia diventa troppa, invece la performance diminuisce. Quindi anche qui c'è una curva in cui salendo l'ansia fino a un certo punto è positiva, poi dopo tende a far abbassare, sale l'ansia e si abbassa la performance. Quindi cosa vuol dire? Che noi questa cosa, che questo virus sta creando dei problemi perché lo conosciamo poco, quindi ci crea dell'ansia. Se noi riusciamo a mantenere l'ansia a livello giusto, quest'ansia ci è utile. Quindi un po' di ansia ci deve essere e ci fa comportare nel modo giusto. Se l'ansia aumenta troppo, posso innescare delle reazioni patologiche. Allora, quali sono le cose che possono fare aumentare l'ansia tanto? Se io sto tutto il giorno su internet a leggere le notizie più disparate, uno dice bianco, l'altro dice nero, uno dice una cosa, l'altro ne dice un'altra, oppure guardo, faccio zapping alla televisione, quindi guardo canali televisivi che parlano solo di morti e cose di questo genere, la mia ansia aumenterà sicuramente molto, perché non ci capisco niente. Si capisce che nessuno ne sa nulla di queste cose, anche tutti questi virologi che parlano, ognuno dice la sua, uno dice una cosa, l'altro dice l'opposto, quindi quando noi vediamo una cosa di questo genere sarebbe inutile far parlare tutta questa gente, perché nessuno conosce ancora come funziona questo virus, quindi sappiamo poco. E quindi dire delle cose alla gente che non è addetta ai lavori significa creare un aumento d'ansia. Quindi io dico sempre, anche a casa nostra, quando guardiamo la sera la televisione, mettete un bel film, guardiamo film, ci divertiamo, gioiamo per il film, insomma, ci immedesimiamo e pensiamo a qualcos'altro in qualche modo, perché è un meccanismo di difesa anche cercare un pochino di evadere da una realtà pericolosa e che ci dà da pensare. Diceva questa ragazza, dice, il problema non è tanto durante la giornata, il problema poi può essere per esempio durante la notte. Durante la notte non si dorme bene. Mi ha detto, il sonno non è ristoratore. Io mi sveglio la mattina, dormo tanto, perché magari non mi devo alzare la mattina alle 7 per andare a scuola, mi sveglio magari un'ora dopo, dormo di più, però mi sento stanca, come se non avessi dormito. Come se non avessi dormito. E allora, dice, non riesco a capire perché questo. Dico, ma fai brutti sogni? Dice, ma no, fai sogni legati alla paura di morire, al virus. No, dice, faccio i miei soliti sogni, che faccio sempre, che possono essere anche collegati ai miei problemi di adolescente di oggi, di ragazza, così. Cioè, io ho i miei problemi, come ognuna delle mie amiche ha i suoi problemi, però prima dormivo meglio, nonostante tutto, nonostante magari ci avessi i compiti in classe, l'interrogazione di italiano, di latino, quello che è, magari quando mi svegliavo la mattina ero più riposata rispetto a dormivo meno, cioè avevo più cose da fare ed ero più riposata. Adesso dormo di più, forse ho un po' meno da fare, però alla fine sono meno riposata. Allora ecco, il sonno ci fa capire come in realtà c'è qualcosa che ci disturba dentro, che è legato appunto a questa paura, a queste nostre cose molto antiche che abbiamo nel nostro DNA, è la paura di morire fondamentalmente, anche se noi cerchiamo con i nostri meccanismi di difesa di tenerla a bada questa paura di morire. E però ce l'hanno anche i ragazzi, sicuramente ce l'hanno anche i ragazzi. Questo è cambiato la vita, il mondo era un mondo, e lo dicevo sempre con questa ragazza, il mondo era un mondo di sicurezza, in fin dei conti, dopo la Seconda Guerra Mondiale, noi siamo nati dopo la Seconda Guerra Mondiale, io mi ricordo che mio padre mi diceva, te ti lavi la faccia la mattina con l'acqua calda, cioè io dovevo spaccare il ghiaccio e prendere l'acqua sotto al ghiaccio perché dormivo all'aperto, perché ho fatto il partigiano e sono stato a dormire in mezzo ai campi, in mezzo ai boschi e così. Dice, quindi dovreste anche voi, dice a mio padre, rendervi conto di che cos'è la precarietà. Io ero un ragazzo giovane, sono passato da una vita agiata, diceva, alla vita precaria nel giro di pochi giorni. E allora questo è stato anche questo una botta terribile, diversa. Lì aveva la paura di morire perché gli fischiavano i proiettili intorno al collo e quindi pensava di essere colpito, ha perso degli amici, eccetera. Noi qui abbiamo paura di morire perché c'è un essere misterioso. E qualcuno ha anche detto, ma è quasi peggio, perché l'essere, mentre i proiettili puoi nascondersi dentro un buco, dietro un ferro, dietro una parete, magari ti ripari. E qui invece l'unica possibilità è chiudersi dentro casa, abbiamo visto, quindi cercare di non venire a contatto con il virus. Però poi dopo, io adesso mi hanno fatto scrivere le linee guida
per i servizi di neuropsichiatria infantile. Mentre le scrivevo, dicevo, però, porca miseria, dico, la razionalità ci permette di stare abbastanza tranquilli, abbastanza sicuri. Allora, quante volte mi devo lavare le mani in un giorno? Che rottura, me le devo lavare 20 volte al giorno. Se mi avessero visto 6 mesi fa, avrebbero detto che io sono un ossessivo compulsivo, in qualche modo, cioè, un problema psichico, uno che si lava le mani 20 volte al giorno. E invece, ecco, vedete come a volte i comportamenti delle persone sono collegati alle situazioni. Quindi lavarsi le mani 20 volte al giorno, 4-5 mesi fa, era un segno di patologia psichica. Oggi chi non lo fa ha una patologia psichica, perché invece bisogna farlo, perché sappiamo che ci permette di salvarci la vita. È una delle cose più importanti. Lavarsi le mani, disinfettarsi spessissimo, usare molto i disinfettanti, l'alcol etilico, ecco, e quindi avere queste accortezze. L'uso della mascherina, quando vedevamo i cinesi che andavano in giro per lo smog con la mascherina, quasi ridevamo, diciamo, ma te guarda, questi girano per strada con la mascherina. Adesso chi non ce l'ha ci spaventa, no? Adesso basta pochi giorni e cambia tutto il nostro modo di fare. Per cui per noi adulti è quasi più difficile, io devo dire la verità, io vedo più gente che sta male tra gli adulti. Allora quelli che stanno meglio di tutti forse sono gli adolescenti oggi, veramente. Io vedo la mia assistente sociale che mi chiede di stare a casa, di lavorare da casa, e che mi fa 2 o 3 volte la domanda che ogni volta viene respinta dal nostro direttore per non lavorare in ospedale perché ha paura di essere contagiata stando in ospedale. Ed è un comportamento irrazionale. Dico, guarda, ti chiudi dentro la tua stanza, che problema c'è? Non fai entrare nessuno. Quando la gente bussa, li fai stare fuori dalla porta. Se tu sei razionale, con l'allontanamento, ti metti una mascherina, fai l'allontanamento, ti lavi le mani, che problema c'è? Dai, al massimo dai una spruzzata dopo che la gente è stata, magari se qualcuno entra e dà una spruzzata di disinfettante, il problema non c'è. Quindi ecco, però è la paura, questa paura di questo contagio che può avvenire, e dicono le cose più assurde. Adesso c'è chi dice che viene trasportato dal vettore zanzara tigre, per cui ci pungeranno le zanzare e moriremo tutti. Non è per niente accertata questa cosa. Sta sulle polveri sottili, per quello che a Milano si sono ammalati di più, perché ci sono più polveri sottili in Valpadana piuttosto che nelle altre zone d'Italia. Anche lì forse c'erano più cinesi che l'hanno portata loro dalla Cina, forse questo è il motivo, non tanto le polveri sottili. Certo, le polveri sottili sono qualcosa che se voi andate in cima al Gran Sasso a fare una passeggiata, e andate a vedere la mattina l'alba, il sole sorgere dal Gran Sasso, guardate che l'aria sotto è nera. A un certo punto c'è una riga, poi diventa azzurra sopra. Guardavo ieri sera una trasmissione televisiva dove si vedeva il cantante Giovanotti che è andato a fare una pedalata di 4.000 km sulle Ande, e il cielo è blu. Il cielo è blu. Ma io mi ricordo, ci sono stato in Perù con Stefania, il cielo è blu. E da noi il cielo non è più blu, da noi il cielo è sempre azzurrino, così l'aria è sporca, c'è poco da fare. Noi respiriamo dell'aria sporca. E quindi questa è una cosa, questa è la verità. Abbiamo rovinato l'ambiente dove viviamo. L'acqua di mare è sporca. Quando ero piccolo si vedevano i granchi sul fondo del mare. E quindi l'acqua è sporca, abbiamo inquinato tutto. Quindi questo virus viene anche perché l'ambiente in cui viviamo è un ambiente rovinato. Questi ragazzi queste cose le sanno meglio di noi adulti, ci tengono molto di più. Questo lo diceva anche Giovanotti ieri sera proprio. I ragazzi ci stanno più attenti a queste cose qua, all'inquinamento, alla pulizia. Forse li abbiamo cresciuti bene, questo è anche merito, oltre che delle famiglie, anche della scuola. Devo dire la verità che la scuola ha molto lavorato su queste cose qua. Creare una coscienza civica, questo, che permetta di rispettare l'ambiente. E quindi, ecco, io devo dire che sono molto contento dei nostri ragazzi. Noi abbiamo attivato anche un telefono verde, una linea verde, un telefono, un progetto che si chiama Telefono Amico Giovani, per il coronavirus. È poco utilizzato, perché in realtà i ragazzi stanno molto, dal punto di vista psichico, stanno molto bene. Certo, poi ci sono varie possibilità, abbiamo visto. Io faccio anche tante certificazioni, per esempio, nella mia vita operativa, seguo bambini, ragazzi che hanno problematiche anche piuttosto gravi. Per esempio, abbiamo fatto molte certificazioni per poter uscire liberamente
ai ragazzi autistici. Certo che chi ha un disturbo dello spettro autistico deve poter uscire liberamente, perché se io lo tengo dentro casa succede un finimondo. E questi loro non accettano di avere le mascherine sulla faccia, perché qualsiasi cosa che gli sta addosso è un senso di soffocamento, però quindi si strappano la mascherina, non si può pensare che un autistico possa uscire con la mascherina in faccia. Quindi andare fuori senza mascherina e stare fuori anche un'ora, due ore, se vuoi correre in mezzo a un campo, devi poterlo fare. Quindi questo devo dire la verità, la Regione Marche l'ha recepito molto bene e ha dato la possibilità a noi neuropsichiatri infantili di fare delle certificazioni diagnostiche dove noi prescriviamo le libere uscite per questi ragazzi con patologia psichica, con autismo, eccetera. E di queste ne abbiamo fatte parecchie. Poi siccome molti di questi ragazzi erano seguiti a domicilio con l'educativa domiciliare, molti erano seguiti con degli assistenti, molti facevano la riabilitazione in centri pubblici o privati, per questi ragazzi, è stato tutto chiuso per evitare il contagio, quindi gli ambulatori di riabilitazione sono stati chiusi, gli educatori non sono più andati a domicilio, per cui per questi ragazzi abbiamo utilizzato la medicina proattiva. Che cos'è la medicina proattiva? La medicina proattiva, lo sanno molto bene i medici di famiglia, è un nuovo modo di medicina che permette di stare vicini agli utenti, ai nostri pazienti, ai soggetti. Come gli stiamo vicini? Telefonando noi. Io ho tutti i numeri, nel mio servizio abbiamo tutti i numeri dei nostri pazienti e noi telefoniamo la mattina. Pronto signora, come va? Come sta Giovanni? Sta bene? Ah sì, magari Giovanni ragazzino con spettro autistico. Come vanno le cose? È riuscita a mantenerlo? Sì, l'ho portato fuori ieri col suo certificato, siamo stati a fare un giro. Benissimo. Allora domani, se tutto bene, buona giornata, se tutto a posto ci sentiamo domattina. Se ha dei problemi ci richiami quando vuole. Cioè, abbiamo i nostri numeri telefonici e loro se hanno problemi ci chiamano. Però non possono venire nei nostri ambulatori perché è stato proibito. Possono venire solo i codici rossi, i codici delle persone più gravi, quindi quelli che hanno un pericolo, una situazione pericolosa, vengono da noi. Io adesso oggi, proprio prima di venire a fare questa chiacchierata, sono venuto via dall'ospedale, c'è un bambinetto che stava facendo l'elettroencefalogramma perché stanotte c'è avuto un'asfissia e quindi subito è stato messo a fare l'elettroencefalogramma. Ma in questi casi diamo un appuntamento entro 6-7 ore, insomma sono bambini che vediamo immediatamente. Quindi ecco quindi la cosa importante da dire è questo, quindi quelli che hanno una patologia riusciamo a seguirli lo stesso e quindi con la medicina proattiva, con tutti questi interventi che si possono fare, riusciamo a stare vicini. Certamente gli altri siamo riusciti ad aiutare anche molti insegnanti, dobbiamo dire che noi a Macerata la neuropsichiatria infantile gestisce anche la UME, cioè l'unità multidisciplinare per l'età evolutiva, che ha rapporti con l'inserimento scolastico, no? Quindi, e noi abbiamo aiutato degli insegnanti di sostegno, abbiamo aiutato anche insegnanti di classe a essere vicino alle loro classi, ai loro allievi nel modo giusto. Quindi ci sono stati molti insegnanti che hanno imparato adesso ad utilizzare queste tecniche, tecnologie di videoconferenza. Devo dire la verità, io ci avevo quasi pensato già da un anno o due, perché la mia tesi di specializzazione al mio master di terzo livello l'ho proprio fatta sulla telemedicina. C'è un gruppetto di medici che è guidato dal professor Marco Pozzi, che è il cardiochirurgo di Torrette, che è molto molto attento a queste cose, e qui a San Benedetto del Tronto c'è il dottor Alfredo Fioroni, della fisiatra, primario della fisiatria, che è anche lui molto attento, e abbiamo iniziato già da 2 anni a parlare di telemedicina, e questo ha fatto sì che noi non ci siamo trovati per niente impreparati, noi eravamo preparatissimi, quindi nel momento in cui è avvenuta tutta questa emergenza noi sapevamo come rispondere a queste situazioni, abbiamo secondo me risposto bene. Per la neuropsichiatria infantile è anche un po' più semplice, perché noi facciamo le videoconferenze un po' come questa che io faccio a tutti voi, posso fare una videoconferenza con degli insegnanti oppure con degli assistenti sociali o con i giudici addirittura, stiamo lavorando in videoconferenza anche col tribunale minorenni molto bene, facciamo le udienze e invece che farle in tribunale, in un'aula di tribunale le faccio stando in ospedale e rispondo alle domande dei giudici in videoconferenza. Quindi questo, io penso che l'Italia in questo ne avrà un grosso beneficio, perché tutto questo che stiamo facendo adesso resterà,
resterà e ci comincerà a lavorare. Io infatti lo dico alle mie assistenti sociali e alle psicologhe, andremo meno ad Ancona, saremo più, per noi sarà più semplice, restiamo nel nostro posto di lavoro, possiamo interagire, invece di farne uno una mattinata ne possiamo fare tre. E quindi anche la quantità di lavoro diventa maggiore. Quindi, e questo, i nostri ragazzi, vi devo dire questo, i nostri ragazzi, mi diceva proprio questa ragazza oggi, ma noi, dice, informatica l'abbiamo, la mastichiamo molto meglio degli adulti, cioè in qualche modo noi non abbiamo problemi nella gestione di questa tecnologia. E quindi, dice, certamente, dice, mentre prima poteva essere l'utilizzo del social, e quindi poteva essere anche a scopo ludico, ricreativo, e adesso diventa proprio anche a scopo didattico, lavorativo quasi, se uno deve preparare l'esame di maturità, certo, però diceva l'esame di maturità, e questa deve fare l'esame di maturità, dice, io sono un po' spaventata perché è una novità, come tutte le cose nuove, mi mette paura, dice, forse avrei preferito fare l'esame di maturità con la vecchia, col vecchio sistema, perché bene o male ci siamo sempre preparati in questi anni per affrontare quel tipo di prova, quello era l'esame di maturità, quindi uno si preparava già anche negli anni precedenti per affrontare quel tipo di prova. Adesso la prova, ce l'ha detto, dice, ieri sera la ministra, che la prova viene organizzata, lo sappiamo da ieri, cioè che la prova viene organizzata in un altro modo, per cui un po' ci mette paura questa cosa qua, è una cosa nuova. Però io ho detto, ma come ha detto la ministra, dico, finirete nella storia, perché poi dice la ministra, dice, questi ragazzi finiranno nella storia perché saranno i primi a aver fatto l'esame di maturità con una tecnologia diversa e in un modo diverso, forse alcune cose di queste cose qui verranno mantenute anche nel futuro, capito? Per cui questo magari rende anche più semplice, più agile il modo di fare. Quindi i ragazzi un po' da un lato hanno un po' paura perché ci sono delle novità, delle cose che non si sa bene come funzionano, dall'altro lato però hanno un po' di entusiasmo, in fin dei conti i giovani gli piacciono le cose che cambiano, le cose che in qualche modo vanno avanti, rappresentano anche un percorso nuovo, quindi da un lato però sì, un po' di insicurezza c'è un po' d'ansia c'è. Quindi ecco, la cosa è questa. Per i bambini più piccoli, come fare, potremmo dire ai genitori, come fare a spiegare a un bambino piccolo che c'è questo, cioè i cambiamenti della vita sono, di questi giorni sono dovuti a qualcosa di nuovo, così. Bisogna stare attenti a non spaventare, perché questo virus che cosa può essere? Il bambino nella sua mente, sapete, i bambini hanno la mente concreta, quindi qualcosa che io vedo cade sotto i miei sensi, quello esiste, il resto non esiste, quindi anche un virus uno non lo vede, per cui uno può dire, sono delle cose piccole che se entrano dentro al naso e alla bocca possono provocare una febbre, poi un bambino può stare male, ma se uno starnutisce e lo passa al nonno, magari il nonno può stare molto molto peggio, per cui non ti facciamo vedere il nonno perché dobbiamo proteggerlo da questa cosa qua, ma tu starai bene, sempre rassicurare i bambini, tra l'altro è proprio la verità in questo caso, i bambini sono quelli che se la prendono meno, come dicevamo prima, anche se adesso in ospedale abbiamo visto anche noi delle sindrome di Kawasaki, cioè c'è questa sindrome di Kawasaki che una volta vedevamo uno o due all'anno, tre all'anno, adesso cominciamo a vederne un po' più spesso, quindi questa vasculopatia probabilmente in certi casi selezionati a livello genetico, il virus dà una maggiore frequenza di presenza di questa sindrome di Kawasaki, ma nei bambini piccoli, quindi questa non è una cosa che deve preoccupare più di tanto, assolutamente, anche perché poi la prognosi di solito, queste sindrome vanno bene, insomma, per cui, però ecco, questo che noi dobbiamo dare Ci spiega la sindrome di Kawasaki per i profani? Sì, la sindrome di Kawasaki è una sindrome dove ci può essere, c'è un'alterazione sempre a livello vascolare, quindi queste alterazioni a livello vascolare nel bambino si vedevano certe situazioni. Ecco, adesso sembra che il COVID, il virus, il coronavirus possa facilitare un tipo di reazione di quel genere. Il coronavirus produce delle alterazioni diverse a seconda dell'età. A una certa età produce un certo quadro clinico, a un'altra età produce un altro quadro clinico, a un'età ancora successiva ne può dare ancora un altro. Però si è visto che sempre ci può essere un interessamento endoteliale, cioè di quella membranina sottile che sta all'interno dei vasi, che si chiama endotelio, e che li riveste e fa sì che si formino i trombi, che non si formino i trombi. Se l'endotelio si danneggia, si crea come una piccola rottura nell'endotelio, lì ci si possono depositare delle piastrine
un po' di colesterolo, quello che è, e si forma il trombo. Il trombo che cos'è? Non è altro che una chiusura, come una pallina che si forma attaccato alla parete interna del vaso e sta lì finché a un certo punto non si stacca, quindi si trasforma da trombo in embolo. L'embolo è quando si è staccato, diventa come una pallina che viene trasportato dalla corrente sanguigna e va a chiudere un vaso quando il lume di questo vaso diventa più piccolo, perché man mano che si va avanti il lume si restringe sempre, a un certo punto chiude e produce quindi un arresto della circolazione sanguigna. Quindi questo avviene nei polmoni delle persone anziane, soprattutto, che sono prese da questa, da questo coronavirus, e quindi la famosa tromboembolia che adesso cercano di sciogliere attraverso utilizzando l'eparina a basso peso molecolare. E quindi, ma questo noi sappiamo che è una patologia che si può presentare a tutte le età, la famosa CID, la coagulazione intravascolare disseminata, che si ha quando ci sono delle infezioni gravi all'interno dell'albero vascolare e che possono provocare, quindi delle setticemie così, che possono provocare questa deposizione di queste piastrine e quindi possono crearsi questi grumi di sangue che non sono più liquidi, o non è più liquido, ma diventano quasi come delle palline, quindi solido, e quindi vanno a creare questi problemi. Ecco, quindi nei bambini si è visto che appunto più frequentemente la sintomatologia invece è proprio tipo, si possono creare come dei piccoli aneurismetti, delle dilatazioni dei vasi più sottili e anche per esempio dei vasi cardiaci tipo coronarici, eccetera. Quindi questo può creare, il coronavirus può creare una maggiore facilità. Però non è che il coronavirus produce la sindrome di Kawasaki, è che il coronavirus in certi soggetti predisposti può facilitare una sintomatologia simile a Kawasaki, secondo me. Adesso ancora non ne sappiamo molto di questa cosa, però sappiamo che è aumentato, soprattutto nella zona di Bergamo, così, è aumentato il numero di casi di sindrome di Kawasaki nei bambini, cosa che prima non c'era. Quindi anche questa ce la dobbiamo spiegare, dovremo capirci, ma io penso che nei prossimi mesi, piano piano, la scienza va veloce, quindi nei prossimi mesi impareremo a capirci di più, insomma. Però certo non è che si creano dei problemi nei bambini. Sappiamo che i bambini rispondono molto bene a questo virus, quindi i problemi direi proprio che dal punto di vista fisico non ci sono. Dal punto di vista psichico, se noi siamo bravi, perché questo è un po', io dico sempre, faccio sempre l'esempio con gli aeroplani, e mi piace, ogni volta racconto questa storia degli aeroplani. È come se noi saliamo su un aereo e c'è un pilota, oltre che bravo, però il pilota è tranquillo. Se il pilota è tranquillo e succede qualcosa, noi stiamo tranquilli, perché mettiamo che noi spartiamo con questo aereo, a un certo punto, quando siamo per aria, 8-9 mila metri, arriva una turbolenza, che non è altro che del vento laterale che prende l'aereo che sta andando a 800 km, 900 km all'ora, lo prende un vento laterale di 300 km all'ora, va a sbattere contro un aereo che sta andando così veloce. Quindi questo aereo comincia a ballare, saltiamo tutti su e giù, così, quindi ci spaventiamo. In realtà un mio amico pilota mi ha detto c'è la cosa che a noi ci spaventa di meno, perché anche se succede qualcosa stai a 10 km da terra, quindi non ti succede niente, insomma l'aereo continua a volare. Per cui però la gente si spaventa, perché l'aereo può ballare molto forte, insomma. Quindi i piloti non sono per niente spaventati, la gente che sta invece dietro è molto molto spaventata. Ma perché i piloti non sono spaventati? Perché per loro non è come il coronavirus, loro sanno esattamente che con la turbolenza non succede niente, questo è il punto. Se i piloti non fossero sicuri, sarebbero un po' spaventatelli anche noi. Siccome noi invece siamo degli ignoranti di volo, noi ci spaventiamo perché non sappiamo quello che può succedere. Si balla molto, sembra che l'aereo si spezzi in due a un certo punto. E invece non si spezza in due, sicuramente. Per cui il pilota rimane tranquillo e il passeggero si spaventa tanto. Se il pilota è bravo, ma non a uscire dalla turbolenza, se il pilota, perché lui ci sa uscire benissimo in ogni caso, è il suo lavoro, ma se il pilota è bravo dal punto di vista psicologico, il pilota, e tra l'altro esistono proprio dei corsi, i piloti fanno dei corsi di psicologia proprio perché imparano a tranquillizzare la gente che vola in aereo. Allora, intanto, mi diceva questo mio amico pilota, mi ha detto, guarda, la prima cosa che noi impariamo a fare è mantenere un tono di voce molto tranquillo. Il tono di voce deve essere basso e tranquillo, rilassato. Allora il pilota, quando vede che l'aereo balla molto, si accende l'altoparlante, il pilota dice, sono il vostro comandante,
stiamo incontrando una piccola turbolenza. Intanto dice l'aereo, alla Monza c'è una piccola turbolenza, ma piccola turbolenza, usciremo rapidamente, abbiamo chiesto l'autorizzazione alla torre di controllo di salire, quindi adesso usciremo dalla turbolenza, stiamo sorvolando la città, poi mette qualche altra cosa, vi sposta l'attenzione. Sono delle tecniche psicologiche, vi sposta l'attenzione, stiamo sorvolando il lago di qua, la città di là, guardate di sotto. Quindi la gente è tutta contenta perché lui sale e poi e quindi è tutto. Se invece il pilota dicesse, accendesse, dice oddio, parla con l'altro pilota, qui si spacca l'aereo in due, poi pensate come stareste male. Quindi è importantissimo nel condurre. Il pilota è colui che ne sa di queste cose. Allora, il medico, ma anche il genitore con un figlio, se il genitore sta tranquillo e rassicura le persone che stanno in casa, quindi possono essere i figli adolescenti, possono essere i nonni, possono essere chiunque sta in casa, se il genitore sa rassicurare con voce suadente e sempre con delle cose aderenti alla realtà, la situazione va sotto controllo. Quindi, quando è che gli adolescenti nostri perdono il controllo? Perdono il controllo quando noi adulti perdiamo il controllo. I piloti siamo noi. Ogni volta che gli adulti perdono il controllo, questo crea un problema nei ragazzi e nelle persone più indifese. Quindi bisogna imparare noi adulti a tenere bene razionalmente le cose sotto controllo. Questo è importantissimo. E quindi è importante che anche, adesso l'altro giorno ci sono state tutte queste contestazioni contro il governo, da tutti i punti di vista, non voglio dire vescovo di Ascoli o quello che è, cioè non voglio dire, io non voglio, però è importante, io dico lasciamoli lavorare in pace, loro stanno lavorando, sono come dei piloti che stanno pilotando in una cabina di pilotaggio un aereo che c'è una grossissima turbolenza e quindi dobbiamo lasciarli lavorare in pace, ci stanno gli scienziati. Io ho frequentato nel passato parecchio l'Istituto Superiore di Sanità per i centri ADHD e così, quindi vi assicuro che ci stanno delle persone super preparate, che ne sanno tantissimo. Io ho fatto il corso, è la prima cosa che ho fatto, che cosa è stato? Ho fatto il corso ECM per il Covid, ho fatto nei primi giorni, subito, perché ho detto devo imparare, se io devo rassicurare gli altri, io ne devo sapere tutto quello che adesso sa la scienza. Se io so tutto questo, posso rassicurare chiunque. Poi dopo ho imparato, si sta imparando durante il percorso, siamo durante il nostro percorso nell'affrontare questa cosa, probabilmente troveremo anche i farmaci per affrontare questa malattia, il vaccino, quindi forse questo virus scomparirà prima per conto suo, ma ce lo auguriamo tutti, non lo possiamo ancora dire con sicurezza, però forse sì, io penso che dovrebbe scomparire per conto suo. A un certo punto i virus, quando non riescono più a trovare il materiale umano dove infilarsi, i virus scompaiono, si disintegrano, non ci sono più. Quindi se noi riusciamo a far sì che questo contagio non avvenga per vari motivi, certamente il sole, il caldo, secondo me facilitano, perché i virus SARS, quindi questi virus, questi coronavirus, sono molto sensibili al calore fondamentalmente. La SARS primo tipo, quella che uccise Carlo Urbani, sparì proprio durante l'estate, per cui è facile che anche questo possa scomparire durante l'estate. Ma noi ci dobbiamo anche premunire, dobbiamo far sì che non avvengano più cose di questo genere. Quindi è chiaro che la nostra società dovrà cambiare. Ma i ragazzi, mi diceva questa ragazza, dice, ma noi, diceva proprio una delle cose finali che mi ha detto stamattina, dice, a noi ci preoccupa molto, leggo proprio quello che mi ha detto, ho preso l'appunto, ci preoccupa a noi giovani molto il sentirsi in bilico tra quello che è e quello che sarà. Questo mi preoccupa. I ragazzi maturi di oggi, questi maturandi che devono fare l'esame di maturità, sono ragazzi che andranno all'università. Io ho detto, ma ti preoccupa il fatto che non sai se andrai all'università o no, se potrai fare la vita che abbiamo fatto tutti noi da ragazzi? Dice, sì, però in generale, dice, come sarà la nostra vita, anche non solo all'università, anche quando saremo più grandi, così. Perché non è tanto, loro capiscono benissimo che non è il coronavirus, che il coronavirus finirà, ma forse ne arriverà un altro, tra 10 anni, tra 5 anni, tra 3 anni, quando? Cosa succederà? Stiamo inquinando troppo l'ambiente, quindi loro si impegneranno su questo. E questa è una cosa molto bella, cioè noi dobbiamo partire da questa positività, cioè che questa esperienza ci deve servire come una sberla fortissima per cambiare il nostro modo di fare. Ma i nostri ragazzi, secondo me, l'hanno capito meglio loro di tanti adulti che girano e che vogliono riprendere la vita come prima, non capendo che invece c'è da cambiare qualcosa. Perché questo è un virus che si è arrivato e perché ci sono stati fatti degli errori.
indipendentemente se è stato fatto in laboratorio o meno, e questo, anche questo mi interessa fino a un certo punto, ma degli errori sono stati fatti e quindi evidentemente il virus viene fuori. Certo, anche ai tempi della Spagnola il virus è venuto fuori e l'aria era più pulita, forse quello che... Però lì c'era stata di mezzo una guerra mondiale, anche erano state fatte, usate tutti questi gas asfissianti, molta gente era morta coi gas, quindi insomma era stata una cosa terribile la guerra mondiale. Molti, le difese immunitarie, oggi parlavamo con una collega primaria di urologia, due primarie che mi hanno telefonato parlandomi di cose nuove e dice dobbiamo impegnarci. Dico sì, impegniamoci su questo. Cioè, ma noi, forse anche l'aumento dei casi di cancro, così, ma noi, dal punto di vista psicologico, quanto possiamo dire che la psiche possa influire sul sistema immunitario? Il sistema immunitario è molto collegato alla psiche di un individuo. Mi viene in mente il povero Enzo Tortora sempre, che dal punto di vista psichico è stato distrutto da dei giudici deficienti che non avevano capito niente. E lui dal punto di vista psichico è stato distrutto, ma si è ammalato di cancro. Stando in prigione gli è venuto il cancro al polmone, lui non ha mai fumato una sigaretta. È venuto cancro polmone, in giro di poco è morto. Perché? Perché questo stress psichico terribile ha fatto sì che il suo sistema immunitario si bloccasse e tutte queste cellule, mi diceva, mi ricordo il mio professore di anatomia patologica, diceva, ma sapete quante cellule neoplastiche noi proteggiamo e procuriamo, ci crescono nel nostro corpo, produciamo, quante cellule neoplastiche produciamo al giorno? Migliaia! Solo che il sistema immunitario le ferma tutte fino all'ultima, tutte, ogni giorno ferma migliaia di cellule neoplastiche, più invecchi più ne produci, perché i tessuti tanto producono queste cellule, però il sistema immunitario è potentissimo e blocca tutto e quindi non ne passa neanche una. Se il sistema immunitario non funziona perché siamo sotto stress, troppa paura, quello che è, passa qualche cellula, poi da una diventano due, da due, quattro, e fa come il coronavirus, cioè si sviluppano mentre il nostro corpo ci distruggono. Quindi è importantissimo che noi manteniamo anche un'igiene psicologica che sia perfetta, perché il nostro sistema immunitario è collegato. Allora, quello che sì, è importante, dicevano, è importante uscire per andare a fare jogging, perché il sistema immunitario, se ti muovi, funziona meglio. Ma di gran lunga è più importante la psiche dell'individuo. E io questo lo dicevo anche al mio direttore generale, dicevo, guardate che se noi lavoriamo bene sui nostri ragazzi, ma anche sugli adulti, anche sugli anziani, tenere degli anziani chiusi dentro, certo, purtroppo la questione lì, anche lì ci sarà da vedere come organizzare queste RSA o queste residenze protette per anziani, perché mi diceva un mio amico carissimo, dice io non vedo mia madre da 2 mesi, è chiusa dentro, sono in 4 in una stanza e lei gli telefona, gli dice sono qui in prigione, mi hanno chiusa in prigione. Certo, sono morte 3 o 4 persone nelle altre stanze di coronavirus, quella è una stanza ancora integra, ma dice ci va dentro un'infermiera o due, le quali infermiere sono in burnout perché stanno in 2 o 3 infermiere, devono mandare avanti 60-70 anziani. Questo è una casa di riposo di Pescara, quindi ecco, per dirvi come in realtà anche le case di riposo sono state concepite male, cioè tutta questa gente ammassata, molti sbagli, ma in generale il virus perché prolifera bene lì dentro? Perché c'è una promiscuità. Mi diceva l'altro giorno il mio direttore generale, dice ma sai che in una certa casa di riposo, non vi dico dove, dice le OS che stavano lì a fare le pulizie nella parte del coronavirus poi usavano gli stessi stracci per pulire le superfici della parte del coronavirus e lo usavano dove c'era la gente non contagiata, quindi hanno contagiato tutti senza saperlo perché nessuno gli era spiegato che non lo dovevano fare. Quindi ecco, tanti errori anche così banali fatti proprio in maniera. Comunque, per tornare ai nostri giovani, diceva le uscite, io ho fatto una domanda, ma le uscite, le vostre uscite? Allora l'allieva del liceo, la studentessa del liceo, dice, ma quali uscite? Dice, io già, noi ci stavamo preparando per esame di maturità, un po' qualche sabato sera, forse siamo andati in discoteca, così, ma che ci importa? Dice, in realtà le uscite non sono quelle che ci interessano, dice, ci interessano altre cose. Ecco, questo, il sentirsi in bilico tra quello che è e quello che sarà, forse ci interessa di più. Dice, però, dice, in realtà... Le uscite, dice, uscivamo sì poco la sera, poi dopo dice questo fatto di stare in contatto tra noi, dice noi siamo molto in contatto con questi social, siamo collegati tra noi telefonicamente, ci vediamo, ci sentiamo e quindi la lontananza tra amici e amiche così ci pesa poco, poi dopo certo forse il fidanzatino, magari quello, la presenza fisica del fidanzatino magari è più importante rispetto a quello, però insomma
Poi un'altra cosa che lei diceva è questa, delle fake news, diceva queste fake news che è proprio, dice, ci hanno disorientato. La cosa che disorienta di più i ragazzi, i nostri bambini, gli adolescenti, sono queste notizie che oggi sono di un tipo, domani sono di un altro tipo, una cosa è vera, un'altra cosa non è vera, non si sa quella che è vera, non si sa quella che non è vera, cioè c'è un'incertezza, quindi noi dobbiamo dare poche certezze, ma sicure, ed essere molto tranquilli sulle cose. I ragazzi hanno appreso molto bene come si fa per non trasmettere il virus, loro l'hanno capito subito, quindi sono anche di solito molto, molto corretti. Sono gli adulti che sono poco corretti. Io vedo in ospedale, quando arrivo la mattina al lavoro, cioè, moltissime persone anziane che non portano la mascherina, che stanno vicini tra loro, si siedono vicini sulle panchine, perché le loro abitudini sono dure a morire. E quindi gli adolescenti, se li vediamo, sono molto più bravi. L'altro giorno è venuta una ragazzina a farsi un elettroencefalogramma, spiegava lei al padre quello che doveva fare. L'adolescente, bravissima, bravissima, spiegava al papà quello che doveva fare. Quindi, certo, questo mondo è cambiato adesso in questo momento. Io penso che loro si rendono conto che in generale coronavirus significa che prima o poi questa cosa finirà. E la positività, noi dobbiamo dare questa positività, il dare sempre ai nostri ragazzi una prospettiva positiva collegata alla realtà. Non dobbiamo dire delle balle, però dire, guarda, quello come esempio che vi ho detto io sul fatto che le epidemie finiscono, questa è una cosa, le epidemie finiscono sempre. Per cui sarà questione di tempo, però finirà. L'importante è far sì che più gente possibile arrivi sana alla fine dell'epidemia. Perché a un certo punto, se noi arriviamo all'impatto zero, al contagio zero, già è tanto. Cerchiamo di mantenerlo, lo controlliamo molto bene e a un certo punto questo virus sparirà del tutto. Quando non ci sarà più un caso in nessuna parte del mondo, saremo sicuri, solo questo. Adesso in Cina, vedete, dice, all'inizio siamo sicuri, poi la gente è venuta da fuori e gliel'hanno riportata dentro. Quindi è un po' questo il pericolo. Però se noi diciamo ai nostri ragazzi questo, i ragazzi stanno più tranquilli, stanno molto più tranquilli, perché quello che dà loro più fastidio è quello che è il fatto che loro non sanno che cosa è vero da che cosa non è vero. I più grandi, ripeto, si sono andati a informare, perché questi che hanno più capacità, diciamo, culturali, perché stanno arrivando, no, gli universitari sicuramente, ma anche questi che fanno il liceo, hanno più chance da questo punto di vista, riescono tranquillamente, vanno a vedere e si informano da soli, quindi cioè, adesso hanno tante possibilità, perché se uno va su internet si informa, certo troviamo tantissime fake news, però sono anche furbi, vanno a trovare nei siti più sicuri, così. Il problema è che molti scienziati hanno dato delle dimostrazioni di essere di scarsa serietà, perché uno dice una cosa, l'altro attacca quell'altro, si attaccano tra loro, non ci si comporta così, hanno dato delle dimostrazioni di scarsa professionalità in questo. Ecco, meglio sta zitto. Io dico sempre, come diceva il mio maestro, diceva, te lavora e zitto. Fai il medico, zitto e lavora. Stai in ospedale e non parlare più tanto, dice, cerca di lavorare. Per i medici questo è aiutare gli altri stando zitti, e questo è quello che si deve fare, rassicurare senza stare a vantarsi, io sono stato più bravo di te, io capisco di più, questo capito che quella lì, già quello lì non doveva essere premio Nobel, se quello diventa premio Nobel, diventava premio Nobel, io andavo a fare Miss Italia, ma che modo è? Ma queste sono proprio cose che danno il senso della scarsa serietà delle persone, capito? Quindi è chiaro che con questo virus ognuno può dire quello che vuole, perché tanto non ne sappiamo niente ancora, ne sappiamo pochissimo. E quindi quando ne sapremo di più, poi ci sarà chi parlerà attraverso gli articoli, le riviste scientifiche. Quindi se queste, nella scienza è sempre così. Chi dice delle cose di solito anche sono... C'era il grande Virchow, che era quello che è il primo che ha detto che dentro ai vasi circolava il sangue. Per dire questo, dice, guardate che dentro ai vasi circola il sangue. E quindi ha detto, ok, radiato dall'ordine dei medici. Perché in realtà ha detto la cosa più banale del mondo, ma 150 anni fa, 200 anni fa, se dicevi una cosa di questo genere, venivi radiato, perché era considerato una follia dire una cosa del genere. Poi dopo in medicina le cose cambiano, si vede. Quindi tante cose che oggi ci sembrano
magari assurde, tra 20 anni, 30 anni. Io nel libro di, un libro di pediatria di mio nonno, che era professore di clinica pediatrica, ho trovato un libro di pediatria importantissimo degli anni 20, quindi di 100 anni fa, dove c'è scritto che la sindrome di Down veniva a quei bambini che avevano le madri che facevano le lavandaie lungo i fiumi. Quindi questo è trattato nazionale di pediatria, l'esame di clinica pediatrica dovevi dire questo per essere promosso. Beh, quindi, che oggi ci fa ridere a sentire una cosa di questo genere. 100 anni fa era medicina ufficiale, non c'erano ancora i cromosomi, non si sapeva niente di genetica, però questo si diceva, in assoluta ignoranza. Però la scienza a volte, chissà quante, oggi magari, oggi diciamo queste cose sul coronavirus, tra 100 anni i nostri pronipoti rideranno dicendo ma guarda quelli, avevano tutti, tutti quei morti, tutta quella cosa che bastava dare la pilloletta di chissà cosa, uno magari ci vincerà il premio Nobel veramente, e tutto si risolve. Oppure fare un vaccino che si poteva fare in poco tempo, a me piace molto quel vaccino del cerotto, che mi mettono il cerotto qui sul collo e io non devo più avere paura di niente. Tra l'altro io non lo so se ho avuto questo virus, ancora non lo so, da medico vi dico che lo so perché non mi hanno voluto fare il tampone, non mi hanno mai fatto niente, per cui ho avuto mal di gola, un po' di tosse, un po' di febbricola, poi mi è passato tutto. Può darsi pure quando mi faranno il sierologico che io venga con gli anticorpi positivi e quindi che io magari sono stato in contatto con questo virus che nella stragrande maggioranza delle persone in realtà per fortuna l'infezione decorre in maniera tranquilla, però purtroppo non sempre, quindi quelli che dicevano che era una comune influenza si sbagliavano, insomma. Quindi ecco, la scuola, finisco il mio discorso parlando della scuola. La scuola ha fatto una cosa incredibile perché veramente questo fatto di, senza che nessuno abbia detto niente, perché poi se voi pensate bene, non è che hanno detto questi ministri, cioè la scuola adesso si dovrà organizzare in questo modo, no, hanno detto la scuola, le scuole chiudono e basta. Dopo subito, immediatamente, hanno invece cominciato a lavorare utilizzando tutta l'informatica possibile e immaginabile. Per cui c'è stata tantissima buona volontà da parte degli insegnanti, di tutti, e anche degli allievi, logicamente, dei ragazzi. E questo ha permesso di mantenere un impegno mentale nei nostri ragazzi. Se io ho paura dell'esame di maturità e studio perché ho paura di fare l'esame di maturità, che è una novità così, penso molto meno al coronavirus, sicuramente, perché il mio obiettivo è fare l'esame di maturità. Quindi aver dato qualcosa da fare ai nostri ragazzi ha significato la salvezza. Questa è la verità. Gli abbiamo dato qualcosa da fare con la scuola e loro si sono impegnati, cercano di andare avanti, di prendere il loro diploma, chi, magari gli altri la promozione, eccetera. E si è visto che chi ha più impegno nella scuola, logicamente come in tutte le scuole, come in tutte le cose al mondo, anche le scuole ci sono quelle che hanno dato uno stimolo maggiore, quindi più ore di lezione, quindi le scuole superiori sicuramente, le scuole medie inferiori, magari se non c'era l'esame di terza media, da quelle che sono le mie informazioni, prima, seconda media, magari fanno un'ora o due di lezione la mattina, poca lezione, poi dopo il pomeriggio pochi compiti. Questo fa sì che i ragazzi perdano il loro tempo magari a giocare con la PlayStation, a fare queste cose qui. E lì si è visto, lì veramente si è visto. Però voi sapete che i ragazzi avevano questa tendenza, ce l'hanno, a stare su queste cose come la PlayStation, collegarsi tra loro, magari giocare con un altro ragazzo, un compagno di classe, oppure giocare con uno anche straniero. Ormai lì si collegano tutti, per cui con la PlayStation si può fare un po' di tutto. Per cui loro passano molto tempo, ci sono molti ragazzi che perdono il loro tempo con la PlayStation, questo è vero. Ma soprattutto vediamo quelli delle scuole medie inferiori, un po' di più, perché sono più giocherelloni, pensano di più a queste cose, se non hanno un obiettivo immediato da raggiungere, stanno più dietro a questi giochi così. Questo può produrre delle cose molto negative, ma non è un prodotto del coronavirus, diciamo, è un prodotto della nostra società, perché io ne vedevo di più prima. Io di Hikikomori ne ho visti 4-5, sapete che cos'è la sindrome di Hikikomori? È una sindrome che è nata in Giappone, quindi vedete, le società molto evolute producono queste situazioni qua.
sono dei ragazzi che invertono quasi sempre il giorno con la notte, ma soprattutto di notte vivono una loro vita parallela a quella che sarebbe la loro vita normale. Prendono un nickname e poi dopo, dentro ai circuiti di internet, ne fanno un po' di tutti i colori. E quindi però loro vivono completamente fuori dal mondo della realtà. Quindi, ma la realtà è anche la realtà di casa. Cioè a un certo punto finiscono per chiudersi a chiave dentro la loro camera da letto, non vanno neanche, si arriva a degli eccessi incredibili, non vanno neanche più in bagno, fanno i loro bisogni per terra, la pipì per terra, ma sono ragazzi di 15, 14, 15, 16 anni. Uno ha chiuso col martello e i chiodi la tapparella per non tirarla più su, e quindi viveva come in una tomba. Dico, ma tu sei, ormai ti sei chiuso in una tomba prima di morire, tra un po', il passo successivo, muori, perché non vedi la luce del sole mai, stai sempre chiuso qui, di notte stai sveglio a giocare con queste cose, di giorno non vedi nemmeno più i tuoi genitori, la madre ti portava in vassoio con la roba da mangiare e lasciava davanti all'ingresso della camera da letto chiusa a chiave. Lui alle 2 di notte apriva la porta, prendeva dentro, non andava neanche più in bagno. Cioè sono delle situazioni paradossali, eppure ne abbiamo viste. Però non sono sicuramente aumentate in questo periodo. Questo no. Però certo abbiamo dei ragazzi che passano troppo tempo alla PlayStation, ma perché non sanno quello che devono fare. Allora sarebbe opportuno che si desse a questi ragazzi uno stimolo maggiore a fare qualche cosa di creativo. Lo dicevo l'altro giorno a dei nostri educatori di una comunità di Ascoli. Dico, voi che non sanno come gestire dei ragazzi che sono ragazzi problematici, una comunità educativa, ma sono ragazzi problematici. Allora dicevo, dovete stimolare la creatività. Se noi stimoliamo la creatività, allora dice, cosa possiamo fare? Ma se non lo sapete manco voi, che fate gli educatori e ci avete 25 anni, pensate, dico, mi viene in mente un murale, fate un bel murale. Oppure fate, dipingete, oppure create, fate una radio libera con internet, allora li facciamo usare e fanno sentire la musica, si collegano con altre comunità, facciamo, oppure fate un giornalino interno. Adesso mi vengono in mente queste 4-5 cose, ma possono essere altre 1000 cose. Perché sennò cosa fanno? Vanno giù di sotto, rompono i vetri della macchina di un educatore, oppure portano via dalla dispensa tutta la roba, la buttano alla porcilaia o cose di questo genere, che sono degli atti antisociali che non hanno un senso, ma sono dovuti alla noia, al non sapere cosa fare. I ragazzi hanno questa cosa di noia. Io mi ricordo che quando ero ragazzetto, pure io, quando mi annoiavo con mio fratello, andavo giù, c'era una villa al mare con la strada statale che passava sotto, tiravamo i brecciolini sulle macchine che passavano, perché finché abbiamo fatto un danno a uno, abbiamo rovinato il vetro, cioè delle cretinate, però non erano sassi grandi, erano piccolini, però anche le palline del pitosforo di verdi che avevamo nel nostro, cioè nella siepe del nostro giardino. Buttavamo sta roba, però ecco, i ragazzi poi dopo, anni dopo, che buttavano invece i sassi, i serci grossi dal cavalcavia, ammazzando anche la gente, hanno ammazzato anche in autostrada, quindi andavano... E dovuto alla noia, cioè i ragazzi che non vengono considerati nel modo giusto dalla società, si annoiano. E allora delle potenzialità vengono buttate così. Allora dobbiamo stare più attenti ai nostri giovani, ai loro bisogni. Noi adulti, lo dico da adulto anch'io, dobbiamo stare più attenti, stimolare la creatività, dire dai, facciamo questo insieme. Questo allora, anche quando si sta dentro casa adesso, che i genitori hanno più tempo, pure io ho mio figlio che fa l'università e che è tornato dall'università, non l'ho mai visto così tanto tempo mio figlio, io sto più a casa, lui sta sempre a casa, per cui ci siamo visti adesso, più tempo adesso che negli ultimi 5-6 anni. Però questo deve essere utile per poter stringere un legame tra una persona adulta, un ragazzo più o meno grande. Però questo deve essere qualcosa di bello. Dobbiamo creare delle situazioni belle. Anche un ragazzo che sta in casa, rivede i propri genitori dopo tanto tempo, deve trovare qualcosa di bello. Ma noi dobbiamo proporre anche qualcosa di interessante, di bello. Perché se noi ci facciamo i fatti nostri, loro si fanno i fatti loro, siamo degli estranei che stanno in una stanza o in un'altra. Invece cerchiamo di creare delle situazioni familiari di nuovo belle, ma partendo da qualcosa di positivo. Quindi non guardiamo troppe cose negative, telegiornali, morti, queste cose qui. Facciamo qualche cosa, creiamo qualche cosa di buono tra noi. Ecco, per esempio lui mi ha proposto questa cosa dei giovanotti. Io pensavo che fosse un zurellone, invece è una gran persona.
perché ha fatto mi ha insegnato una cosa, che una persona che io credevo che non valesse poco invece vale molto, un uomo di cultura, un uomo intelligentissimo, quindi oltre che un cantante che magari a me non piaceva più di tanto, però invece ho visto che una persona molto sensibile, un poeta, una persona, e abbiamo visto questo attraversamento in queste sere, questo attraversamento delle Ande fatto da lui da solo, in solitario, pedalando per 10-12 ore al giorno in solitudine, arrivando fino a 5.000 metri d'altezza, dormendo a 30 gradi sotto zero dentro una tenda. Ma chi gliel'ha fatto fare? Chi l'ha fatto fare? Il desiderio di vedere le cose belle nella natura. Lui dice, si intitola "Io non voglio lasciare questo mondo, non voglio cambiare questo pianeta, voglio vivere sul mio pianeta, che è bello". Allora troviamo le cose belle. E io dico ai nostri ragazzi, ma te, lo chiedo a tutti quelli che vengono da me, coronavirus o non coronavirus, dico, ma te, hai visto mai un sorgere del sole? Ti sei mai andato a vedere il sole che sorge? Oppure io sono un velista, quando vado in barca d'estate, che vedo sorgere in mezzo all'Adriatico, o i delfini che mi saltano intorno. Ecco, tutte queste cose qua, noi siamo abituati a vederle, ci facciamo caso, guardiamo la Via Lattea. Chi ha visto mai la Via Lattea nel cielo, vedere tutte queste stelle? È una cosa stupenda. Allora dobbiamo insegnare ai nostri giovani quanto è bello questo mondo. E questo è il punto. E allora il virus non ci farà più paura. Questa è la cosa che noi dovremmo fare di più, noi adulti, ma dobbiamo spiegarlo ai nostri ragazzi, ai nostri bambini fin da piccoli. Se no diventa tutta una cosa che ci stufa, anche andare al mare oppure andare in montagna. Che rottura, voglio stare davanti alla mia PlayStation a vedere il sangue che schizza. Non ha senso. Dobbiamo crescere i figli nel modo giusto. Ma io penso che i nostri ragazzi ci hanno dato una grandissima dimostrazione di buone capacità, di serietà, di intelligenza, una bella gioventù. Io dico, coronavirus ha messo in evidenza una bella gioventù, non mi sarei mai creduto, veramente. Quindi tanto di cappello ai nostri giovani, devo dire la verità, sono molto contento per questa cosa. Io direi che vi posso anche dire basta, finiamo, perché ho parlato anche troppo. Se volete fare delle domande, io sono felice. Grazie, professore, veramente una iniezione di positività e di coraggio e di speranza. Grazie, veramente, ottimi spunti. Grazie a voi. Faccio una domanda che mi è stata posta da un genitore, giustamente profano, che chiede, lei giustamente ha dato indicazione di rassicurare i nostri figli come un pilota dovrebbe rassicurare, no, i suoi eccetera, i passeggeri. E quindi ha usato la parola "non preoccuparti, dai, andrà tutto bene". Dobbiamo stare lontano, ad esempio, dal nonno, ok, perché altrimenti gli mandiamo dei pericoli minuscoli che possono in qualche modo farlo ammalare, ma andrà tutto bene. Come affrontare, che indicazione può dare ai genitori che, dopo aver rassicurato il proprio figliolo piccolino, bene, in qualche modo poi con l'andrà tutto bene, poi si trovano di fronte a "è andato male", il nonno è stato ad esempio colpito ed è morto. Cioè in una situazione in cui un genitore ha cercato di dare la positività, però in qualche modo è stato disconosciuto, no, dagli eventi. Come affrontare questa situazione con un proprio figliolo? Secondo lei un'opinione, insomma, ecco perché. Allora, questa è una cosa vera, è una possibilità. D'altra parte, queste cose sono successe, è vero, andrà tutto bene, è un modo di essere positivi, anche di autorassicurazione, di autorassicurarsi, di rassicurare i nostri figli, è vero. Però c'è anche un principio di realtà, come diceva Freud, c'è un principio di realtà. Quindi noi dobbiamo capire che tanto la morte fa parte della nostra vita. E quindi purtroppo, certo, il coronavirus ha tirato fuori in questo momento della vita una fragilità che è legata all'età anziana dei nostri cari, che sono i più vecchi, sono quelli più fragili, più esposti. Quindi fa parte in ogni caso l'idea di perdere. Anch'io, quando ho perso mio padre, mi ricordo che mi ero accanito con il sondino nasogastrico, mettiamogli questo, mettiamogli quest'altro. E la sua dottoressa, che non aveva il coinvolgimento emotivo che avevo io, mi ha detto: "Ma che senso ha? Lo tiri avanti per altri 10 giorni, ma lui forse non vuole neanche andare avanti per altri 10 giorni, perché lui sta cercando il modo, non te ne rendi conto, ma sta cercando il modo di saltare il fosso, di andare là, e non ce la fa. Quindi aiutalo in questo, lascialo fare".
non stare a mettergli il sondino, gli fai, ma io come faccio? Ero io come faccio senza babbo, senza mio padre, come faccio? Questo era il punto. Allora, a un certo punto sono venuto a patti con questa mia coscienza, ho detto, forse ha ragione lei. Però tante volte, ecco, quello che noi dobbiamo spiegare ai nostri ragazzi è che noi facciamo parte di un progetto, di un ciclo vitale, e quindi la morte ci sta in fondo, è l'unica certezza della nostra vita, che moriremo. Tutte le altre cose non sono certe, che moriremo è l'unica cosa certa. Quindi dobbiamo dire anche questo, cioè sì, andrà tutto bene, però alla fine il principio di realtà è che tutti noi dobbiamo morire, quindi i nostri figli, e il dramma è proprio quello, sapete che quando uno diventa adolescente, che comincia il cervello a essere potente, ci arriva da solo, non c'è bisogno che lo diciamo noi. Incominciano i ragazzi a essere più tristi, li vediamo che mentre prima erano un po' più allegri, li vediamo che sono un po' più tristini, che sono un po'... perché magari non ce lo dicono, però cominciano a capire che c'è qualcosa in fondo alla nostra vita, alla vita di tutti, che ci mette paura. Molto spesso quando i ragazzi vengono da me dicono, però io ho pensato che mamma muore, che mio papà e mia mamma muoiono. E allora non posso pensare al giorno in cui li perderò. E delle volte quando io mi arrabbio con mamma penso che potrei io causare la sua morte. Allora mi viene un gran senso di colpa. E allora ecco, in questo dobbiamo aiutare i nostri ragazzi a dire guarda, questo è un punto che noi, con il quale noi dobbiamo venire a patti, perché tanto prima o poi tutti noi, questo sarà così per tutti, perché il fatto di essere su questa terra significa che prima o poi dovremo morire. Però dobbiamo cercare di tirare fuori, non possiamo pensare solo e sempre che moriremo, dobbiamo pensare che noi nella nostra vita dobbiamo fare qualcosa di bello, di creativo, che per dare agli altri. E quindi si deve partire, la filosofia di vita è quella di partire a pensare alle altre persone, cominciare a pensare alle altre persone, allora pensare a nonno, cos'è che io posso fare di buono per nonno, se nonno potrebbe ammalarsi. Però magari si ammala del coronavirus e muore oggi, poi magari, oppure non ci si ammala, non muore, e poi magari muore di cancro o di altre cose, di infarto tra 6 mesi. No? Perché il dato di fatto è che uno sopra i 90 anni, certamente, a 100 anni ancora di più, cioè sempre di più la probabilità di morire presto in una persona molto anziana. Io comincio già a pensarci, ho 65 anni. Questa cosa mi ha fatto venire fuori di più una paura che comincia, poi man mano che andiamo avanti la paura diventa sempre maggiore. Però a un certo punto uno comincia a dire, oh, ma anche perché poi i meccanismi di difesa, come sapete, insomma... Ma chi se ne frega, no? Farò qualche cosa di, faccio, voglio fare adesso in questo poco che mi resta qualcosa di bello, di divertente, di interessante. E quindi spostiamo, cerchiamo di non pensarci, e questo è quello che bisogna fare. Allora uno deve dire, guarda, sì, certo, andrà tutto bene, ma andrà tutto bene significa abbiamo perso il nonno, così, certo, però forse sarebbe morto magari anche di un'altra cosa, e questo andrà tutto bene significa anche che il ricordo, queste cose qui possono per restare. Noi siamo molto legati al tempo e al nostro corpo, ma in realtà dobbiamo essere meno legati al tempo, allo spazio-tempo, dobbiamo essere più legati anche al fatto che il nostro corpo a un certo punto non ci sarà più, ma qualcosa resta, e quindi qualche cosa legata al ricordo, all'anima, al passato, al futuro, al presente. Andiamo fuori dallo spazio-tempo, quindi il nonno c'è sempre, ma nei nostri ricordi ce lo ricordiamo. Ecco, io per esempio con i miei nonni, alcuni li ho conosciuti, un altro non l'ho conosciuto, però forse ho più legame con quello che non ho mai conosciuto che con quelli che ho conosciuto. Quindi, perché siamo su un livello di sintonia, ho fatto il neuropsichiatra, lui faceva il pediatra, sto seduto su questa poltrona con questo archetto dietro ed era il suo studio, 50 anni fa ci stava lui, adesso ci sto io, anzi ma forse di più di 50 anni, 70 anni fa, 80 anni fa ci stava lui, c'ho delle fotografie dove e adesso ci sto io, mi sono fatto una fotografia, ci sono messi vicini quasi, perché ecco, ho scritto un libro tirando fuori le sue memorie, ecco, i rapporti coi nonni, io dico, io ho conosciuto mio nonno quando ho trovato i diari di guerra, ci ho fatto un libro che si chiamavano tutti e due Maurizio, l'editore ha detto ma vi chiamate tutti e due nello stesso modo, non posso mettere due nomi uguali come autori, Maurizio, Maurizio Pink, dice, bisogna che uno dei due deve cambiare nome. L'abbiamo fatto in due questo libro, dice, ma come avete fatto? Uno è morto 70 anni, no, morto 70 anni fa e l'altro è vivo adesso, come avete fatto? Non fatto, abbiamo fatto un libro in due, io e mio nonno, lui è morto prima di me, non ci siamo mai conosciuti, però è uscito un libro fatto da due persone insieme,
in due momenti del mondo, in due tempi diversi, che però ci siamo riusciti a metterci insieme come se fosse nello stesso tempo, come se avessimo lavorato uno di fianco all'altro. E quindi ecco, dobbiamo creare questi momenti qua, i nonni ci sono, anche dopo. Dice, vabbè, è morto, non c'è più il suo corpo. Però come diceva mio padre, diceva, quando muoio vuol dire che il cappotto è vecchio, vado, mi compro un altro cappotto, cambio cappotto, diceva. Quindi diceva, io non dovete piangermi quando non ci sarò più, perché è come uno che ha il cappotto vecchio, lo butta via e si compra un altro cappotto. Il mio corpo è come un cappotto, dice, quindi io mi comprerò un altro corpo e la mia anima volerà dentro da qualche altra parte, ma voi ce l'avrete sempre dentro di voi. E questo è il modo giusto, quindi bisogna spiegare ai nostri ragazzi queste cose, non avremo più paura della. Grazie professore. Diciamo che questo coronavirus ci aiuta a prendere consapevolezza, diciamo, dei limiti del prima del coronavirus, e uno di questi limiti è anche la poca cultura che abbiamo della nostra civiltà della morte, che invece è una cultura che bisogna in qualche modo acquisire, una fede, un qualcosa che va oltre il corpo. Grazie. Sa che io so che lei ha degli interessi che vanno anche oltre i confini medici, mi hanno detto. Si occupa anche di fisica quantistica, sbaglio, o qualcosa del genere. Ci contatteremo e chissà che faremo qualcosa di un po' che va oltre. Io mi occupo così, mio zio fisico mi direbbe stai zitto. Io ho avuto uno zio, il fratello di mio padre è stato uno dei giovani di Via Panisperna, era amico di Enrico Fermi, di Ettore Majorana, e quindi ho vissuto da ragazzino vicino a queste teste, ecco, una testa così come mio zio, poi un'altra sua cugina che era sta nell'elenco delle donne scienziate più importanti d'Europa degli ultimi due secoli. Cioè io sentivo parlare sti vecchietti quando ero ragazzino, mi sono interessato di tutto perché loro mi hanno affascinato. Ecco, quando io stavo in casa o andavo a casa al mare con loro, così d'estate ci si incontrava in questa villa, così, stavo in giardino a sentire queste persone che parlavano di queste cose come se fossero le cose più normali del mondo, capito? Parlava dei buchi neri che allora manco si sapeva che cos'erano. Diceva, stiamo scoprendo queste cose strane. Dicevo, ma che cos'è? E allora lui mi spiegava. Quindi ho imparato queste cose, le ho apprese da queste persone che erano di una levatura eccezionale. Quindi non è che io sono, mi interessa di fisica quantistica, mio zio, no, mi direbbe zitto e non vi cretinate. Perché io faccio il medico, così cerco di fare il medico con tutta la modestia possibile, però certo, c'ho tanta esperienza di aver sentito cose da grandi persone, quindi devo dire la verità, questi si incontravano, lui c'aveva gli amici, c'aveva Segre che aveva vinto il premio Nobel per la fisica, veniva a parlare a casa nostra, diceva, ah, come ti chiami? Io davo la mano a questo, poi diceva, ah, ma questo ha vinto il premio Nobel. Ecco, quindi ho avuto queste fortune di incontrare queste persone di altissima levatura e di ascoltare parlando queste persone. Io ho imparato molto a sta zitto perché dicevo, chissà, questo è molto importante, chissà quante cretinate potrei sparare. Allora, una volta che parlava di Ettore Majorana, la scomparsa di Ettore Majorana, sapete, è stato fatto tutto uno studio su queste. Mio zio diceva, no, lui si è suicidato perché era depresso, per cui, e allora io non avevo il coraggio di parlare perché pensavo di dire un sacco di cretinate, insomma, ecco. Perché erano persone troppo, ne sapevano troppo per me, insomma, ecco. Però mi hanno lasciato il segno, Le hanno aperto i paraocchi, le hanno aperto. Mio padre ha fatto l'archeologo, quindi anche tante cose di archeologia, ho fatto dei viaggi con loro, quindi ho imparato tante cose, anche frequentando, io andavo a fare il fotografo, dico, se vuoi che ti faccio le fotografie per questo libro che state facendo, e io andavo dietro e stavo a guardare questa gente che facevano scoperte importanti, erano tutti dei grandi creativi. Quando ho parlato di creatività, è questo, perché questa era gente che a 70 anni, 60-70 anni, aveva una mente creativa e ogni giorno si inventavano qualche cosa di nuovo, avevano questo grande gusto per la scoperta delle cose. Questo devo dire che erano come dei bambini proprio, quando io li vedevo giocare con queste cose, ne parlavano con grande competenza, ecco, quindi una grande lezione, io devo dire, che cerco di trasmetterla ai miei ragazzi, cercate di essere, quando siete tristi e depressi, così pensate a queste cose belle, il mondo è pieno di cose belle che ci propone continuamente, quindi dobbiamo solo saperle vedere, avere gli occhi per vederle, pensarci, bisogna pensare alle cose, avere il nostro cervello dobbiamo far funzionare, pensare alle cose è importante.
molti i ragazzi, molti fino ad oggi non pensavano, stai lì davanti alla PlayStation, non pensi, devi rispondere prontamente a uno stimolo, non hai tempo per pensare. Invece pensare, riflettere sulle cose, ragionare molto e far funzionare la razionalità. Da una parte la razionalità, dall'altra parte anche un pochino di intuito ci vuole, ma bisogna saperle sposare molto bene queste due cose. Una delle cose che ho imparato da questi, da questi grandi parenti scienziati che ho avuto è che ci vuole sempre creatività da una parte e intuito e dall'altra parte, però saperlo molto collegare alla ragione, alla razionalità. Quindi sempre tenere le due cose. Chi è solo razionale non va bene. Chi è solo intuitivo non va bene. Bisogna essere tutte e due le cose, razionali e intuitivi. Avere lo slancio intuitivo, però sempre collegarlo alla razionalità e scientificamente provare quello che ci viene in mente, perché magari delle cose belle che ci vengono in mente, scientificamente una ha valore, le altre 99 non hanno valore. Quella che ha valore poi la mandiamo avanti. Quindi bello, insomma, bisogna fare così, se no diventiamo dei ciarlatani, se no non ha valore poi quello che facciamo. Comunque volevo dire che è stato veramente un piacere ascoltarla, è veramente bellissimo. E volevo dire che comunque io sono stata alla sua presentazione del libro, quello che lei ha scritto con... Scritto col nonno. Cronaca di un esilio. Sì, mi ricordo che l'ha presentato in Palazzina Azzurra, vero? Ho presentato un'estate in Palazzina Azzurra, un bellissimo pomeriggio. Sì, io ero presente, è stato veramente un momento bellissimo. Veramente noi la ringraziamo. E poi questo suo esempio, diciamo, del pilota rassicurante, veramente ci ha rassicurato tantissimo. Ha fatto un esempio che è piaciuto molto, visto che anche altri l'hanno notato e anch'io l'ho notato, perché anche la sua voce è molto rassicurante. E quindi ci ha tranquillizzato un po' e ci ha tolto qualche dubbio che probabilmente ci assillava. Noi speriamo, insomma, di incontrarla per altre occasioni, visto che tantissimi interessi li sapevo già, li conoscevo già, ne ero al corrente. Quindi magari ci rincontreremo per qualche altro argomento interessante. Perfetto, un grande piacere, sono molto contento. La ringrazio veramente perché è stata una persona squisita, veramente. E ha avuto una relazione veramente molto chiara, lineare e soprattutto positiva. E di questo la ringraziamo. Antonella, qualcosa per concludere? Antonella si è defilata? Antonella? Bene, insomma, ecco, se non so se forse sta ascoltando qualche, sta leggendo qualche commento. Antonella? Allora, c'è un commento, mi senti? Sì. Ecco, perfetto. Professore, ero tentata di chiederle un'altra cosa e chiudiamo. Sì. Io ci provo, dai, una cosa al volo. Sì. C'è una signora che chiede, ci sono... Allora, ci sono dei bambini però che hanno situazioni familiari particolari con genitori che non sono in grado, per cultura o per situazioni economiche precarie, di rassicurarli i propri figli. E quindi questi figli vivono in un ambiente molto, diciamo, angosciante, ok? Dove non ci sono dei bravi piloti. Cosa fare in questi casi? Cosa consiglierebbe, professore? Io prima parlavo della medicina proattiva, cioè noi come servizi, io ci credo molto che i servizi debbano aiutare queste famiglie in difficoltà, perché certo ci sono delle famiglie che per un motivo o per un altro, a volte sono motivi proprio anche molto contingenti che dobbiamo rispettare assolutamente, ci possono essere dei genitori malati, delle cose che insomma non vanno bene a livello economico, per cui una persona è molto preoccupata, non può essere recettivo sui problemi dei figli. Quindi, però io penso, credo molto, io sono uno che ha sempre lavorato nel servizio pubblico per quanto ho potuto, io penso che il servizio pubblico, quindi che sia sanità pubblica ma anche gli enti locali, insomma, debbano dare un sostegno alle famiglie in difficoltà in maniera, appunto, veramente facendo i piloti. Quindi da un lato si deve fare quello che i piloti dicono. Mi ricordo una volta proprio una volta tornando dal Perù, c'era una persona che non voleva allacciarsi la cintura di sicurezza. E il pilota dice, l'aereo non parte, se lei non si allaccia la cintura, l'aereo non parte. E la hostess ha chiamato il pilota, finché poi l'ha convinto questo qui a allacciarsi alla cintura.
Quindi ecco, quindi dobbiamo essere, da un lato dobbiamo essere in questo molto comprensivi, però dall'altro lato nei confronti delle persone che magari, che ne so, sono triste, depresse, e allora per questo se la pigliano coi figli e li picchiano, li abusano, li maltrattano, queste cose assolutamente vanno affrontate in una maniera molto rigida su queste cose, cioè i bambini vanno tutelati in tutti i modi, quindi se una famiglia non, dopo tutti i consigli che si danno, non è una famiglia che può assicurare il rispetto di bambini, questi bambini vanno tolti a questa famiglia. Io penso, sono stato anche giudice minorile e quindi questo lo dico tranquillamente, senza ombra di dubbio, finché la famiglia non è in grado di accettare i figli nel modo giusto. Poi dopo possono essere didatti, quindi l'affido familiare è una cosa che va molto bene. Dobbiamo essere, parlavo di medicina proattiva, dicendo che dobbiamo essere vicini a questa situazione. Non è questo il caso, la situazione del coronavirus può creare dei problemi, ci possono essere delle persone morte in famiglia, delle persone malate, eccetera. Allora in queste situazioni i servizi devono dare il massimo di aiuto e fare medicina proattiva, cioè telefonare tutte le mattine, come va, cosa avete fatto, a costo di farsi mandare a quel paese, però dire guarda adesso ti faccio parlare con la psicologa perché mi sembra che tu sia un po' giù stamattina, magari con la mamma, oppure ci sono quelli che bevono, gli alcolisti, allora fare un sostegno sull'altro coniuge, ecco, o cose di questo genere. Allora in queste situazioni dobbiamo stargli dietro noi, dobbiamo avere tutti i numeri di telefono, perché non è che noi ci facciamo i fatti loro, noi ci facciamo i fatti dei loro figli, dobbiamo tutelare i bambini. Se ci sono dei bambini, vanno seguite queste persone, perché questi dobbiamo essere sicuri che questi bambini abbiano tutti i loro diritti. E quindi finché si può, i bambini, aiutiamo la famiglia e tutto. Poi a un certo punto, se vediamo che ci sono delle cose illegali che non vanno bene, dobbiamo intervenire in modo deciso. Quindi bene, così, dobbiamo dare, ecco, è come il pilota che ha fatto allacciare le cinture, dice qui l'aereo parte finché non ti allacci le cinture. Assolutamente d'accordo. Grazie. E per i casi meno eclatanti di genitori che si sentono preoccupati di forse non essere sufficientemente adeguati con i propri figlioli a casa a causa dei loro problemi, si può anche dire che ci sono attivi parecchi servizi solidali di ascolto e di sostegno da parte di psicoterapeuti, di psicologi. Sì, infatti noi, ecco, quello che dicevo all'inizio, noi per esempio abbiamo attivato un numero verde sull'area Vasta 3, chiama Telefono Amico Giovani e sosteniamo le famiglie anche, non solo i ragazzi, ma le famiglie che ci chiamano, che dimostrano delle difficoltà. Tutti i nostri operatori, psicologi, neuropsichiatri, sono disponibili. Anche io ho detto portatevi, fate il trasferimento di chiamata quando state a casa, portatevi il vostro telefonino dietro che rispondete alle telefonate delle persone anche la sera dopo cena se c'è bisogno. Perché in questo momento dobbiamo stare tutti vicini, la gente deve sentire che noi operatori gli stiamo vicini sempre, continuamente. Infatti. Ecco, abbiamo avuto una bambina che ci ha avuto un caso di asfissia stanotte, mi ha telefonato la madre, dico guardi, la tecnica non c'è, però io la faccio tornare in servizio. Oggi pomeriggio la tecnica torna, gli facciamo un elettroencefalogramma a questa bimba. E poi dico adesso datemi il vostro numero che vi richiamo io quando è il momento. Li ho chiamati, tra due ore venite. Ecco, quindi, grazie dottore, la gente dopo è contenta, perché si sente qualcuno vicino che si interessa di te, capito? Quindi un'altra famiglia che ci hanno avuto la mamma e il papà che è venuto fuori, prima non lo volevano, poi l'hanno detto, che ci hanno avuto il coronavirus, e un bambino che gli sono comparse delle macchie, quello che è, per cui questi genitori erano preoccupati e alla fine però hanno detto la verità, dice noi abbiamo avuto il coronavirus e pensiamo che queste cose che sono venute a questo bimbetto piccolo piccolo di un anno e mezzo possono essere collegate, quindi mi hanno mandato le fotografie, io adesso l'ho mandata a un pediatra, quindi vediamo, dico, ci interessiamo del vostro caso sia dal punto di vista medico che dal punto di vista psicologico, quindi vi stiamo vicini, gli mando i messaggi con WhatsApp, le cose, dobbiamo utilizzare i telefonini anche per queste cose qua, perché sono dei mezzi tecnologici formidabili, quindi ci possono servire in questo momento, molto molto utili.
Bene, professore, io ricordo anche a chi ci ascolta che anche il Comune di San Benedetto del Tronto ha attivato dei numeri utili dove professionisti, psicologi e psicoterapeuti rispondono. Benissimo. L'assessorato alle pari opportunità si è attivato già dai primissimi giorni del coronavirus e ha attivato una task force di ben 7 psicoterapeuti che per nostro esplicito volere rispondono anche nei giorni festivi, perché soprattutto nei giorni festivi in qualche modo siamo a contatto con il disagio interiore e spesso in quei giorni non c'è nessuno che risponde. Quindi sul sito del Comune San Benedetto del Tronto, anche nell'area tematica pari opportunità, troverete tutti i numeri di questi psicoterapeuti che vi possono dare una mano e che, ve lo dico chiaro, rispondono anche ai cittadini al di fuori di San Benedetto del Tronto, a chiunque telefona. Professore, lei è stato fantastico, ci troveremo ancora, se le è piaciuto, e sono convinta che le è piaciuto questo nostro connubio. Grazie. Un argomento più leggero, dai, ci incontreremo per qualcosa di più culturale. Poi dopo, così in separata sede, vi posso proporre qualche cosa che può essere divertente nei mesi prossimi per parlare, per evadere un po' da queste cose. Infatti, guardate un pochino più, magari quest'estate, vedremo. Sì, possiamo continuare. Molta gioia, sì. Okay. Grazie professore, in separata sede la contatterò subito, sa grazie. Che qua noi siamo detto fatto. Bello, grazie, bello. Grazie. A presto, grazie professore. Arrivederci a tutti, grazie per arrivederci. Alla prossima. La prossima settimana abbiamo il secondo appuntamento di Psiche in Comune online con il presidente della Fondazione Paoletti, Patrizio Paoletti. Facciamo Psiche online ogni settimana per recuperare i mesi in cui non ci siamo stati. Grazie a tutti e a presto. Grazie, assessore, arrivederci. Ciao cara.